San Lorenzo Giustiniani. Primo di cinque figli, nacque a Venezia da una delle famiglie più importanti della città, ma rimase presto orfano di padre. Ostacolato in tutti i modi dalla famiglia, scelse di entrare nella congregazione dei monaci dell'isola di San Giorgio che vivevano di questua. Eletto priore generale del suo ordine, accettò la nomina alla sede episcopale di Castello e Grado, divenendo il primo patriarca di Venezia. Da patriarca non mutò il suo stile di vita e continuò a visitare i poveri della città, portando loro non denaro, ma cibo e vestiti. Per tutta la vita dormì sul pagliericcio tipico dei contadini veneti, che non volle mai sostituire con il letto di piume. Morì l'8 gennaio 1456 dopo aver portato avanti con rigore l'opera di riforma, meritando grande stima dai veneziani. San Lorenzo Giustiniani. Primo di cinque figli, nacque a Venezia da una delle famiglie più importanti della città, ma rimase presto orfano di padre. Ostacolato in tutti i modi dalla famiglia, scelse di entrare nella congregazione dei monaci dell'isola di San Giorgio che vivevano di questua. Eletto priore generale del suo ordine, accettò la nomina alla sede episcopale di Castello e Grado, divenendo il primo patriarca di Venezia. Da patriarca non mutò il suo stile di vita e continuò a visitare i poveri della città, portando loro non denaro, ma cibo e vestiti. Per tutta la vita dormì sul pagliericcio tipico dei contadini veneti, che non volle mai sostituire con il letto di piume. Morì l'8 gennaio 1456 dopo aver portato avanti con rigore l'opera di riforma, meritando grande stima dai veneziani.